Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. 17 esponenti del clan Moccia fermati in un'operazione congiunta di polizia e carabinieri nel Napoletano. I fermati sono indiziati di associazione di tipo mafioso, porto abusivo di armi da fuoco ed estorsione aggravati dalle finalità mafiose. Tra le 17 persone fermate da polizia e carabinieri nell'ambito di un'operazione congiunta anticamorra della Procura Antimafia di Napoli figurano anche i fratelli Mariano Aniello e Carlo Barbato e la loro madre Patrizia Bizzarro. Secondo quanto accertato, era Mariano Barbato 25 anni, verosimilmente su delega dei boss del Clan Moccia, il capo di questo nuovo gruppo camorristico attivo tra Fragola, Casoria, Caivano, Crispano e Cardito nel Napoletano. Insieme ai fratelli Aniello e Carlo e alla madre Patrizia, donna di Camorra che comandava e disponeva le attività del clan, imponeva ai commercianti della zona un istituto di vigilanza chiedendo la disdetta di quello sotto contratto. Se le loro richieste non venivano esaudite, scattavano le ritorsioni anche attraverso atti intimidatori con l'uso di bombe carta fatte esplodere davanti ai negozi. Documentata anche una recente scissione interna al gruppo camorristico con l'omicidio di Mattia Iavarone avvenuto il 25 aprile scorso a Caivano. Indagini sono in corso per verificare eventuali collegamenti con le vicende legate ai morti carbonizzati trovati nella zona in cui era attivo il clan tra mesi di febbraio e marzo. Tra gli attentati riconducibili al gruppo camorristico De Barbato figurano quelli dell'impresa funebre Salomone alla macelleria di Palo e ad una società di costruzioni. A svolgere il ruolo di procacciatore di affari De Barbato sarebbe stato Giuseppe Gallo che si metteva in contatto con i commercianti per imporre le ditte. È un'altra importante operazione di interforze con 9 arresti e sequestri per parecchie decine di milioni di euro dei carabinieri del reparto operativo di Caserta, della Guardia di Finanza di Marcianise, della Polizia di Stato di Caserta nei confronti del clan Belforte di Marcianise. Intestazione fittizia di beni aggravata dal metodo mafioso e questa è l'accusa su cui ruota l'operazione congiunta diretta dalla Direzione Investigativa Antimafia di Napoli e che ha visto in quel di Marcianise la partecipazione della Polizia di Stato mediante la squadra mobile di Caserta, i carabinieri di Marcianise del Comando Provinciale di Caserta e la Guardia di Finanza di Caserta e Marcianise. L'inchiesta verte sulla realizzazione del centro direzionale Vanvitelli nel comune di Terra di Lavoro, eseguita da Angelo Grillo, imprenditore già in carcere per la vicenda degli appalti della ASL di Caserta, controllata dai sodalizi di Camorra. 9 persone sono state arrestate, 3 condotte in carcere, 6 a domiciliari. Indagate altre 13 persone a piede libero. Tra tutti coloro coinvolti nelle indagini figurano anche alcune persone alle dipendenze del comune di Marcianise. Nel complesso sequestrati 82 appartamenti, 26 garage. Oltre a Grillo, la lista dei coinvolti vede numerosi imprenditori accusati di favorire il clan Belforte, egemone in quelle zone. L'intera operazione ha portato al sequestro di ben 213 immobili, 2 società, 8 quote e 19 rapporti bancari. 3 immigrati ghanesi sono stati arrestati dai carabinieri a Capodrise, vicino a Caserta, dopo aver aggredito ad un semaforo un automobilista che si era rifiutato di farsi lavare il parabrezza dell'auto. L'uomo, un 31enne residente a Marcianise, ha raccontato ai militari di essere stato prima avvicinato da un extracomunitario cui ha detto no al lavaggio dei vetri. Ne sarebbe nata una discussione, cui sono intervenuti altri 2 amici degli immigrati, uno dei quali ha colpito più volte l'automobilista sul braccio con l'attrezzo generalmente usato per pulire i vetri. L'uomo ha dovuto ricorrere al pronto soccorso dell'ospedale di Marcianise, dove gli hanno applicato 6 punti di sutura al braccio sinistro. Bimba caduta dal balcone, si profila l'ipotesi di violenza sessuale sulla piccola. L'autopsia effettuata sul corpo della bambina di 6 anni morta in circostanze oscure il 24 giugno scorso a Caivano ha rilevato elementi di violenza sessuale. Lo riferisce uno degli avvocati della famiglia Angelo Pisani. Dopo la tragedia si era parlato di una morte per caduta da un balcone del popolare quartiere Parco Verde di Caivano. Poi però le indagini sul fatto hanno cambiato il quadro della vicenda, tanto da indurre la Procura di Napoli Nord ad aprire un fascicolo per omicidio e violenza sessuale, per il momento contro ignoti. Molti punti di chiarire, nessuno ha visto cadere la bimba, a terra non c'era alcuna macchia di sangue e non è mai stata trovata una delle 2 scarpette indossate dalla piccola. Inoltre, proprio un anno fa, un altro bambino, 4 anni, è morto nelle stesse oscure modalità, sempre nella stessa zona. Il 24 giugno scorso, il giorno della sua morte, per un'altra tragica coincidenza, la bambina era andata a giocare proprio a casa della sorellina del bimbo morto.
Un aiuto decisivo alle indagini dovrebbe arrivare mercoledì prossimo dal RIS di Roma, che esaminerà gli indumenti della bambina e il DNA che è stato prelevato. Questi accertamenti potrebbero aiutare, in assenza di testimoni, a scoprire chi abbia usato violenza contro la piccola. Blocco dei treni per mezz'ora stamattina nella stazione centrale di Napoli a causa della protesta di ex dipendenti della ditta Iaco Rossi, società che si occupa delle bonifiche ambientali. Dopo lo stop iniziato alle 10:30, la circolazione è ripresa soltanto dopo un'ora. Registrati ritardi per 30 minuti sui treni TAV e due Intercity e tre treni regionali, difficoltà dunque per i pendolari. E continua anche la protesta dei lavoratori dell'ASTIR in liquidazione, società per le bonifiche ambientali. Gli operai hanno trascorso la quinta notte sulle impalcature allestite dinanzi Palazzo Reale. Secondo quanto riferiscono alcuni portavoce, chiedono un incontro per studiare eventuali soluzioni alla vertenza. Gli interessati è stato chiesto lo sblocco della cassa integrazione e la ricollocazione di tutti e 480 dipendenti nella nuova società Campania Ambiente. La città cade a pezzi, i palazzi sono fatiscenti e i beni culturali non vengono monitorati né mantenuti o tutelati. Prova nel fatto che nella Galleria Umberto I ci sono stati numerosi crolli prima di arrivare al distacco del cornicione fatidico, versante via Toledo, che ha portato alla morte di Salvatore Giordano, il giovane di 14 anni morto mentre faceva shopping con gli amici. Dal 12 luglio sono cominciati i lavori di messa in sicurezza di tutta la Galleria Umberto, che dovrebbero terminare entro il 30 settembre. Fa impressione vedere la galleria stretta tra tutti quei tubi di acciaio, perché ci si domanda: se era necessario un intervento di questa portata, come mai si è aspettato tanto tempo? I commercianti alla galleria sono esasperati, difficilmente rispondono alle domande, le loro attività hanno subito un'ulteriore battuta di arresto. Che cosa cambia con questa impalcatura per la galleria da un punto di vista turistico, ovviamente per il tuo esercizio? Cioè, penso che un po' danneggi un po' diciamo l'immagine di questa nostra attività, però insomma se servirà per qualcosa ben venga. Qualcosa è cambiato perché in pratica la gente, cioè le persone, turisti e passanti vari non riescono proprio più a camminare su questo lato della strada. I cittadini poi si domandano perché la nostra città è lasciata sempre più allo sbando? Succede un guaio, allora tutti facciamo qualcosa. Si dovrebbe pensare prima, su tutti i punti di vista, invece no, non se ne importano proprio. Quando succede, mettiamo fiori, facciamo che, facciamo là. Ci vuole un po' di coscienza per tutte le cose che stanno succedendo. Nessuno, vedete quello che sta succedendo? Nessuno fa niente. È una disgrazia proprio brutta, perché hanno avuto le reclame, ma non hanno fatto niente. Si poteva fare qualcosa Sì, secondo si lei? poteva fare quando hanno reclamato tutti, ma tutte le strade sono così. Pure questa strada qua è tutta rotta, nessuno si interessa, niente. Aspettano che qualcuno muore, un povero ragazzo 14 anni. È Caserta la provincia d'Italia dove si pagano di meno le multe stradali, è quanto emerge dalla classifica pubblicata dalla Sole 24 Ore. Tra Caserta, l'ultima è Milano, che occupa il primo posto assoluto per le multe più salate. C'è un abisso nel capoluogo lombardo, si paga infatti un importo medio di 170 euro a patentato. Nella classifica completa, per quanto riguarda le province campane, quella dove si paga di più in media è Napoli al 32° posto con 58 euro pro capite. Mangiare frutta e verdura allunga e migliora la qualità della vita di tutti noi. I consumi di frutta e verdura degli italiani sono crollati di oltre il 30% rispetto agli ultimi 15 anni, per un quantitativo che nel 2014 è sceso addirittura ben al di sotto del chilo al giorno per famiglia, un valore inferiore a quelli raccomandati dal Consiglio e l'Organizzazione Mondiale della Sanità. E l'allarme è lanciato con l'arrivo del grande caldo da Coldiretti nel dossier Frutta e Verdura dai campi alla tavola nel 2014, presentato in occasione della mobilitazione di migliaia di agricoltori che hanno lasciato le campagne per distribuire gratuitamente al Molo Beverello a Napoli e nelle spiagge del litorale campano, da Salerno alla Costiera Amalfitana e litorale Domizio, pesche, susine e altri frutti, e realizzare la più grande azione educativa mai realizzata sulla frutta nei luoghi di vacanza.
Nel primo semestre del 2014 i consumi di prodotti ortofrutticoli da parte degli italiani sono scesi del 2% allo stesso periodo dell'anno precedente. Si tratta degli effetti, sottolinea il presidente regionale campano e vicepresidente nazionale di Coldiretti Gennarino Masiello, della spirale recessiva tra deflazione e consumi che sta mettendo a rischio le imprese e la salute dei consumatori. Gli effetti della crisi dei consumi si fanno sentire per i prezzi all'origine delle pesche e delle nettarine, scesi mediamente nella nostra regione di 0,20 centesimi al chilo, con riduzioni anche del 50% rispetto al valore di luglio dello scorso anno. Ma mentre i prezzi della frutta riconosciuti al produttore in campagna crollano, continua Masiello, per i consumatori sugli scaffali del supermercato aumentano. Si tratta del risultato delle distorsioni che si verificano nel passaggio della frutta dal campo alla tavola. Una situazione che danneggia gli agricoltori costretti a lavorare in perdita, ma anche i consumatori che potrebbero acquistare maggiori quantità e a condizioni più vantaggiose. Siamo assolutamente preoccupati perché il Consiglio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità suggerisce proprio nei momenti estivi, nei momenti più caldi, un giusto e adeguato consumo di frutta e verdura. Nel rapporto con l'anno precedente ci siamo resi conto che questo consumo è crollato notevolmente, evidentemente anche legato a un momento di recessione, di difficoltà dei cittadini, ma anche a un rapporto tra la campagna e la distribuzione che non è adeguato. Un chilo di pesche ai nostri produttori viene pagato solo 20 centesimi. Allora chiediamo con forza al governo di fare in modo che si possa coordinare l'immissione della frutta e della verdura sul mercato a livello nazionale, che possa attivare il governo delle polizze assicurative multirischio che possano intervenire nei momenti di crisi come quelli attuali e che il ministro Martina chieda alla Commissione europea l'attivazione di un regolamento comunitario che prevede il ritiro della frutta nei momenti di eccesso e quindi di crisi di mercato. Dopo 4 anni di contrazione nel mercato dei mutui comincia a mostrare segnali di ripresa in linea anche con una moderata ripartenza dell'economia. Il trend di segno positivo è confermato anche dai dati del gruppo Unicredit, che fotografa uno scenario di chiara ripresa nell'erogazione dei mutui da parte dell'istituto di credito in Italia. Il trend si riscontra anche in Campania, dove nei primi 6 mesi del 2014 Unicredit ha registrato un incremento dell'erogato del 126% in più rispetto allo stesso periodo del 2013. I segnali si registrano su tutte le province della nostra regione. La Campania è la regione italiana con la più bassa aspettativa di vita e il più alto numero di anziani con malattie croniche. Ecco perché la nostra regione è la prima protagonista di una campagna del Ministero della Salute per la promozione di corretti stili di vita nella terza età, allo scopo di ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, diabete e demenze negli over 70. Sono circa 900.000 infatti gli over 70 in Campania, vivono mediamente un anno e mezzo in meno della media nazionale e sono gravati da un carico molto maggiore di malattie croniche. Se ad esempio nel resto d'Italia gli over 70 con malattie cardiovascolari sono il 35%, a Napoli e dintorni si supera il 40%. La quota di diabetici arriva al 20% contro il 14% nelle altre regioni. Perfino le demenze sono più frequenti, con una diffusione pari all'8% rispetto al 5-6% che si registra altrove. Anche l'artrosi colpisce il 74% degli anziani contro il 69% nel resto d'Italia e Napoli è la città italiana dove è più elevata la percentuale di anziani che soffrono di 3 o più malattie e che sono stati ricoverati nel corso dell'ultimo anno. Dati dunque scoraggianti e una tendenza che si vuole invertire con una corretta campagna di informazione. Ascoltiamo Giuseppe Paolisso, presidente della Società Italiana Geriatria e Gerontologia. La Campania è una delle regioni in cui ci sono più fattori di rischio e c'è più alta mortalità, soprattutto per quanto riguarda le malattie cardiovascolari, le malattie oncologiche, le malattie metaboliche come il diabete. Per poter combattere queste malattie, soprattutto con la popolazione anziana che noi oggi abbiamo, che corrisponde a circa 1.800.000 anziani in tutta la Campania, abbiamo bisogno di incidere sugli stili di vita, perché questi sono i sistemi più efficienti e meno costosi per poter combattere queste malattie sociali. Il diabete è una patologia che in Campania colpisce circa il 23-24% della popolazione di oltre 65 anni e ovviamente con il diabete significa avere una serie di complicanze che riguardano le patologie cardiovascolari.
Horizon è il centro di riabilitazione per i bambini diversamente abili operante sui territori di San Giorgio a Cremano e San Sebastiano al Vesuvio. Rischia la chiusura se la Regione Campania non aumenterà il budget entro fine ottobre. I proprietari del centro non saranno più in grado, in assenza di fondi regionali, di garantire l'assistenza agli oltre 400 bambini con patologie seguiti presso il centro e men che meno a far scorrere la lista di attesa per altri 350 minori. Futuri ingegneri hanno fatto visita all'ospedale del mare. Apprendere lavoro e sicurezza a partire da uno studio sul campo. Con questo intento, gli studenti di ingegneria della Federico II, che hanno seguito i corsi di organizzazione del cantiere sicurezza Cantieri Mobili, hanno visitato i lavori in corso all'ospedale del mare che sta sorgendo nel quartiere Ponticelli a Napoli. L'evento è avvenuto alla fine di un percorso denominato il Venerdì della Sicurezza, alla cui partecipazione ha concesso ai giovani in procinto di laurearsi di ottenere già l'attestato che li rende idonei ad affrontare problemi e tematiche legate al mondo della sicurezza nei cantieri. Così Lorenzo Busso, responsabile prevenzione e protezione. Questa occasione, diciamo, costituisce un utile riferimento per i giovani studenti laureandi che si affacciano al mondo del lavoro proprio per visitare un cantiere che ha fatto della sicurezza e della tutela della salute dei lavoratori un riferimento imprescindibile e improcrastinabile nell'ambito della politica aziendale del cantiere. Quindi che sia un buon augurio per affacciarsi al mondo del lavoro in un momento così delicato quale quello che sta attraversando il nostro paese. L'iniziativa ha visto il coinvolgimento del Comitato Paritetico Territoriale di Napoli Provincia, retto dall'ingegner Paola Marone. Abbiamo organizzato insieme appunto all'università, alla DTL e all'INAIL questo corso per abilitare i ragazzi a diventare coordinatori della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. E abbiamo proprio voluto concludere il corso qui, in un cantiere importante della nostra città, perché questo diventi anche un simbolo per loro di appartenenza a questo territorio. Daniele Cerrato ed Ottavio Lucarelli, rispettivamente presidenti della Casagit e dell'Ordine dei giornalisti della Campania, hanno firmato una convenzione che rafforza la sinergia tra due enti, garantendo la continuità dei servizi di assistenza. In base all'accordo, l'ufficio Casagit, la Cassa Italiana Sanitaria Integrativa dei giornalisti, continuerà ad essere ospitata nella sede dell'Ordine regionale a Napoli, in via Cappella Vecchia. Ricordiamo che ci sarà un funzionario e l'ufficio sarà aperto dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 14.30. Presentato il nuovo cartellone del Teatro San Nazaro per la prossima stagione. Presentata la stagione 2014-2015 del Teatro San Nazaro, che avrà due anime. La programmazione classica si arricchirà di una sezione contemporanea con spettacoli immaginati e scritti da autori moderni, che andranno a completare l'offerta del teatro con l'obiettivo di diventare un perfetto punto d'incontro per l'arte, la cultura e il divertimento. La linea programmatica della storica sala di Via Chiaia, ormai consolidata negli anni, si arricchisce di nuovi elementi, offrendo al pubblico un ventaglio ampio e di qualità, abbinando prosa classica a quella contemporanea, one-man show, a commedie brillanti e musicali. Al nostro microfono l'anima del Teatro San Nazaro, Lara Sansone. Classica e contemporanea, sì, all'insegna del grande teatro partenopeo, è un po' la nostra mission da sempre. Quest'anno si inaugura con un classico della tradizione del Teatro San Nazaro che è Annella di Porta Capuana, che è un graditissimo ritorno per me personalmente perché è un testo a cui tengo moltissimo, in una veste inedita, particolare, scoppiettante con Leopoldo Mastelloni e una folta rappresentanza della compagnia del Teatro San Nazaro. Continuiamo con un'altra produzione bellissima che è Miseria e Nobiltà con Benedetto Casillo, una straordinaria compagnia, e poi ancora Luigi De Filippo con un berretto a sonagli pazzesco. È un evento per il Teatro San Nazaro perché fu proprio in questo teatro che si consolidò l'amicizia con Luigi Pirandello e i tre fratelli De Filippo. Ed andando avanti, un altro classico che è Io, Raffaele Viviani, spettacolo mito, culto, che questa volta porteranno in scena Gigi Savoia e Giuseppe Zeno per la regia di Antonio Ferrante.
ed ancora ai contemporanei delle graditissime presenze, amici del teatro, amici miei, Francesco Paolo Antoni con uno spettacolo nuovo, divertentissimo, Simone Schettino, Gino Rivieccio con un one man show esilarante e Veronica Mazza ed Edoardo Tartaglia con Statue Unite, che è un testo particolarissimo scritto pensando a Napoli come fa spesso Edoardo. E poi tornerai in scena tu con due spettacoli che nella stagione scorsa hanno avuto un successo incredibile. Sì, nel periodo natalizio riproponiamo infatti la Festa di Montevergine con un gruppo nutritissimo di artisti, che è stato uno spettacolo che ci ha dato una grandissima soddisfazione l'anno scorso e torna a farci compagnia nel periodo natalizio. Ancora una riproposta di uno spettacolo che ci fa sempre piacere portare in scena, che è sempre molto richiesto ed apprezzato, che è il Café Chantant. E c'è un amico nostro, che è Michele Caputo, con Ilenia Lazzarin, che porterà Come sopravvivere ai lavori in casa. Una stagione particolare, divertente, antica e moderna, vi aspettiamo. Rafforzare i sistemi territoriali puntando ad uno sviluppo integrato nei luoghi e orientato ai luoghi stessi. A Napoli, la Regione Campania ha organizzato un incontro con gli enti locali per fare il punto sulla situazione. Sostenere e accompagnare le amministrazioni locali a costruire forme associate stabili per la realizzazione di strategie di sviluppo. La Regione Campania ha presentato le azioni di sostegno alla programmazione dei fondi comunitari 2014-2020 e allo sviluppo di forme associative comunali. Compito della Regione dunque sarà quello di coordinare e accompagnare i processi di sviluppo dei sistemi territoriali, quali i distretti turistici, le aree interne e le aree cerniera, e supportare l'avviamento e il consolidamento di forme associate tra comuni per la gestione dei servizi, quali amministrazione, gestione finanziaria, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale, come il trasporto pubblico comunale, il catasto e la pianificazione urbanistica. Per raggiungere lo scopo, previsti seminari informativi, laboratori e attività di assistenza. A spiegare la strategia, l'assessore al turismo e ai rapporti con province, comuni, comunità montane e consorsi, Pasquale Sommese. Lo scheletro è pronto. Adesso è la prima occasione, il primo step per incontrare i sindaci, le amministrazioni, ma anche la macchina regionale, che dovrà mettere in campo muscoli, nervi, progettualità adeguata ai territori, integrate per quello che l'Europa chiede, lo sviluppo coerente con i luoghi. E noi immaginiamo di non perdere questa occasione alla luce della mutevolezza dell'architettura dello Stato. Abbiamo anche consapevolezza, ecco l'importante di questo primo incontro, perché c'è la rivisitazione delle province, la nuova organizzazione delle province. È tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci.